Allora, prova. Allora, buonasera. Riprendiamo con l'ultima sessione di questa tre giorni di Limes. Si è parlato di economia, di finanza, di politica, di geopolitica, di Europa, e non si poteva non parlare anche di mafie. È un argomento che Limes ha trattato spesso, trasversalmente, visto da diversi punti di vista, ed è un tema che noi consideriamo debba essere valutato quando si parla di equilibri mondiali, di equilibri nel sistema mondiale, perché l'attuale disgregazione, i fenomeni di frammentazione che vive il sistema mondiale sono dovuti a fenomeni incontrollabili parte di singole potenze come invece gli altri, e questi sono la criminalità organizzata, le mafie, il terrorismo, l'economia illegale, che non è solo quella criminale che deriva direttamente da reati, ma è quella che invece proviene dal mondo del sommerso, dall'economia sommersa, dall'economia grigia, dall'evasione fiscale. Una massa enorme di denaro, percentualmente molto significativa, che non solo droga e inquina i sistemi finanziari, ma che determina anche delle conseguenze politiche e geopolitiche. Ci sono degli stati che sono completamente controllati da organizzazioni mafiose, quelli che chiamiamo stati mafia, dove non si riesce a distinguere tra le strutture criminali e le strutture istituzionali. Ci sono paesi dove le mafie hanno invece la forma di un parassita che vive dentro l'ordinamento, in parallela all'ordinamento ufficiale, del caso delle nostre mafie che hanno vissuto e vivono in molte regioni come ordinamenti paralleli, che non vogliono diventare l'ordinamento principale, non vogliono responsabilità politiche dirette. E allora il tema della mafia e dell'economia è un tema che completa questa bella tre giorni e che richiama a un binomio difficile da analizzare, che è quello di mafia ed economia. Isaiah Sales, gli chiederò più tardi, uno storico delle mafie che ha molto studiato le mafie tradizionali italiane, qual è il legame genetico dell'organizzazione mafiosa con l'economia, perché è un legame originario. Però questo tema può essere visto anche da altri livelli. Uno appunto è il livello, come dire, ontologico della natura dell'organizzazione mafiosa e del suo rapporto con l'economia, con i fattori economici, col territorio. Un altro è quello intermedio del rapporto fra le mafie, la criminalità organizzata, la società e la politica, e più tardi proveremo anche a capire insieme che è successo ad esempio a Roma con la questione, l'indagine nota di come mafia capitale, che è poi l'avverarsi delle teorie sull'area grigia che i criminologi avevano sviluppato negli anni precedenti e che ora con mafia capitale trova una sua descrizione nel reale, in questa sorta di melassa dove vivono insieme, sono collegati da scambi nell'ombra, da alleanze, mafiosi, criminali comuni, criminali della destra eversiva, imprenditori, politici,
amministratori pubblici, soggetti che quindi si mescolano e che fanno saltare le categorie tradizionali, mafioso, criminale, politico. C'è poi il livello generale, globale, e l'IMES ormai da molti anni, con l'IMES abbiamo provato ad analizzare, a esplorare come il potere delle mafie abbia dei connotati geopolitici e quindi produca dei processi geopolitici, appunto creando degli stati mafia dove istituzioni e criminalità si uniscono, oppure degli stati come l'Ucraina, ad esempio, dove le oligarchie criminali, politiche ed economiche spesso si sovrappongono e quindi i fenomeni criminali diventano e sono parte integrante della politica, producono delle conseguenze come quelle che sottovalutiamo quando parliamo dell'Ucraina, sottovalutiamo la vera natura della struttura sociale del paese. Ecco, si tratta sostanzialmente di provare a studiare le interazioni di quelli che Lupo, uno dei più grandi storici della mafia, chiama il sottomondo e il sopramondo. Il sottomondo mafioso è quello che vive della segretezza, del vincolo, della mafia nel modo più immaginifico, la mafia tradizionale come noi la intendiamo, e il sopramondo che è invece il mondo che vivono tutti gli altri. Ed è interessante ricordare come in una delle intercettazioni di Mafia Capitale il personaggio principale dell'indagine dice: noi viviamo in un mondo di mezzo, cioè siamo l'anello di congiunzione fra il sottomondo, quello segreto, e il sopramondo, che poi è quello dell'imprenditoria, della politica, delle istituzioni e della società. Ed è quindi un tema che proviamo a analizzare vedendo questi diversi piani sovrapposti, e più tardi cercheremo anche di chiederci intanto come si fa a prevenire i fenomeni a cui assistiamo oggi, quei fenomeni in cui non c'è più l'organizzazione mafiosa come la intendevamo, ma invece addirittura l'area grigia, questo connubio criminale di corruzione, vive anche senza l'organizzazione mafiosa, ha una sua autonomia. E come si fa a combatterlo? Come si studia la legislazione che riguarda la corruzione, ma anche tutti i reati strumentali, il falso in bilancio, tutto quello che attiene alla vita delle imprese, agli appalti, ai comportamenti dell'amministrazione e della politica. E poi un altro grande tema è quello che ci riporta di nuovo a livello globale, di quali saranno gli effetti, o se ci saranno effetti, degli accordi fiscali che il governo sta intraprendendo con alcuni paesi tradizionalmente conosciuti come paradisi fiscali e bancari. Avranno degli effetti a livello internazionale, oppure si tratterà solo di modificare le rotte del denaro? E che effetti avranno i proventi di illeciti o di evasione oppure di illeciti criminali rientrando nel nostro sistema? Quindi c'è un po' un complesso di problemi che cominciamo a analizzare con Isaiah Sales, che è uno degli studiosi più bravi e più attenti del fenomeno criminale in Italia, e gli chiederei di cominciare dal primo passo, cioè di provare a farci capire qual è il rapporto tra le mafie e l'economia nelle aree tradizionali, cioè dove le mafie nascono. Poi più tardi proviamo a capire quali sono i meccanismi con cui le mafie si sono invece spostate, si sono affermate anche in altre realtà, come ad esempio quella ligure oppure quella lombarda. Quindi fenomeni di radicamento e fenomeni di espansione del potere mafioso. Grazie. Una delle contraddizioni più forti, e che addirittura una rivista così importante, così influente come l'IMES dedica un convegno a Mafia S.p.A., ma gli economisti
nonostante quello che si dica delle mafie, una potenza economica importante, gli economisti non si occupano di criminalità. Voi troverete centinaia di testi di storici, di sociologi, di antropologi, ma non trovate nessun testo di economisti che si misurano seriamente col tema delle mafie. Addirittura si è dovuta sostituire la letteratura con Walter City per provare ad abbozzare una teoria sulla economia mafiosa nella finanza globalizzata. Ecco, questa è la prima contraddizione. Se le mafie sono così importanti dal punto di vista dell'economia globale, perché gli economisti non se ne occupano? C'è un'esagerazione? E quindi tutto sommato le stime non sono corrette? O c'è un imbarazzo? Io credo che ci sia un imbarazzo. Gli economisti sono imbarazzati di fronte a questo potere enorme che le mafie stanno acquistando nel mondo. E stanno acquistando fuori dai loro territori tradizionali, perché fino a quando non si muovevano dai loro territori bastava dire che le mafie erano un problema di mentalità. Sporchi, brutti e cattivi meridionali hanno le loro mafie che sono il prodotto del loro modo di pensare, del loro modo storico di agire. Ma quando le mafie si sono presentate al nord non hanno posto un problema di mentalità, perché sono entrati in territori dove questa mentalità non c'era, dove i costumi civili, dove le abitudini, appunto, dove la mentalità non era uguale. E come sono entrati? Sono entrati per via economica, perché le mafie offrono delle condizioni, al di là della violenza che usano, delle condizioni che sono competitive sul mercato. Ecco, questo è il punto. Noi siamo di fronte ad un peso delle mafie nella storia dell'economia che non ha un precedente. Non c'è stata un'epoca dell'umanità in cui, diciamo, delle istituzioni fuori legge avessero tale potere. Mai nella storia dell'umanità dei criminali, dei fuori legge, hanno avuto un potere economico così forte. Non c'è una teoria che sostiene ciò, non c'è uno studio approfondito e c'è molta ipocrisia. Il massimo dell'ipocrisia è stata data dal riconoscimento nel PIL italiano e nel PIL del mondo delle attività mafiose, alcune delle quali sono illegali, cioè gli stati nazionali considerano ai fini del calcolo del PIL, cioè della ricchezza, alcune attività tipiche delle mafie e queste attività sono illegali. Il calcolo è legale, le attività sono illegali, cioè in maniera particolare il traffico della droga, il traffico della prostituzione. C'è di più, c'è un settore sul quale lo Stato compete con le mafie, il controllo del gioco d'azzardo. Oggi il gioco d'azzardo dà all'economia mondiale e all'economia italiana dà un contributo fortissimo. Ma era un'attività illegale fino a qualche tempo fa che improvvisamente è diventata legale. Che cosa tutto ciò vuol dire? Vuol dire che l'economia è in difficoltà, perché noi abbiamo ancora una valutazione degli economisti che è ferma ad Adam Smith e a Stuart Mill. Nel 1848 Stuart Mill scrisse le economie, la criminalità non produce, non fa parte della produzione perché distrugge la ricchezza, non la fa circolare. Era il 1848, le mafie non si erano ancora affermate, pur essendo esistenti, e Stuart Mill aveva a che fare con la criminalità predatoria. Allora, le mafie hanno avuto sempre a che fare con la ricchezza. Non esiste attività criminale che non abbia a che fare con la ricchezza, per depredarla, per condividerla, per consumarla, ma non
potrebbe esistere criminalità senza un rapporto con il denaro. La differenza è che ci sono alcune attività criminali che sono semplicemente predatorie e quindi oggettivamente non danno valore aggiunto. Cioè, se io rubo 1.000 lire ad una persona, la prendo da quella persona, la porto a me. 1.000 lire si sono trasferite. Ma se io quelle 1.000 lire che depredo le immetto nell'economia e faccio un investimento, è attività predatoria, parassitaria o è attività produttiva? Il traffico della droga è, se non ci fosse un vincolo morale e legislativo, la chiameremo attività agroindustriale, perché si prende un prodotto dell'agricoltura, delle foglie, le si trasforma, le si mette sul mercato. E oggi quell'attività economica in agricoltura non esiste merce agricola che dà più reddito attualmente delle foglie di coca, per esempio, o della coltivazione del papavero. Non esiste in agricoltura, non esiste in nessuna attività. E allora ci sono alcune ipocrisie che bisogna sconfiggere. La prima è che, al di là di quello che noi pensiamo, tra legge e mercato non c'è corrispondenza. Un'attività può essere fuori legge, ma può essere tranquillamente e fino in fondo dentro il mercato. Tra legge e mercato non c'è armonia. E si può essere e si possono svolgere attività illegali e svolgerle in maniera imprenditoriale. Se un imprenditore è illegale, non vuol dire che non sia un imprenditore. Ecco, sono alcune delle cose che è un linguaggio, una modalità di pensare che deve totalmente cambiare. Noi non siamo, non aveva ragione Stuart Mill. L'economia mafiosa è una novità nella storia della criminalità, perché è la prima criminalità che quello che prende agli altri lo fa circolare e lo investe. Le mafie sono diverse dai briganti, dai banditi e dai pirati. Perché? Esattamente per questo. Quante volte abbiamo sentito parlare del tesoro dei pirati? Perché? Perché i pirati, quando depredavano i galeoni, non potevano consumare immediatamente tutto quello che avevano, non potevano investirlo e quindi lo nascondevano. Quante volte abbiamo sentito parlare del tesoro dei briganti? Questa era un'attività predatoria. I mafiosi non si debbono nascondere come i briganti e come i pirati. Loro prendono illegalmente o con la forza delle cose e le reinvestono. Sono una criminalità inclusiva, non sono una criminalità bandita, non sono fuori dalla città, non sono extramenia, non sono fuori dalla legge, sono criminali che stanno dentro la società e dentro la società prendono delle risorse e le fanno circolare. Ora, perché dovrebbe spaventarci il fatto che la criminalità fa circolare ricchezza? E perché di fronte a questo ci spaventiamo al punto tale che non sappiamo dare una risposta alla questione? E perché, aggiungo, noi consentiamo a dei criminali di avere un peso economico così forte perché non risolviamo alcune delle questioni? Perché copriamo l'economia di questioni morali e di altro, e quando mettiamo delle cose fuori dalla legge non siamo in grado di farle rispondere. Perché se applichiamo la legge di mercato ci sono alcuni beni che vengono richiesti dal mercato. Il mercato non si preoccupa se quella cosa è legale o illegale. Se c'è una domanda, risponde. Se c'è una domanda, c'è un'offerta. Se c'è un'offerta, c'è una domanda. Questa è la legge, cioè è la legge del mercato. E le leggi di mercato sono, da questo punto di vista, impressionanti. Certo, il potere economico delle mafie non si capirebbe senza il traffico della droga. Se non ci fosse il potere che hanno sulla droga, non avremmo questa forza economica, perché è un'attività globalizzata, perché i prodotti vengono in alcune aree secondarie rispetto alle economie tradizionali e vanno nel mercato più grande al mondo, cioè che gli Stati Uniti d'America. La contraddizione di oggi
è che il paese che è il maggior consumatore di droghe è il paese che spende di più per provare a risolvere questa questione negli altri paesi. Uno potrebbe dire basterebbe lavorare sulla riduzione della domanda e invece si lavora sull'offerta. Questa è una delle questioni fondamentali. Vogliamo comprendere come è avvenuto il traffico della droga, quando è nato il traffico della droga? Il traffico della droga è nato per uno squilibrio della bilancia dei pagamenti dell'Inghilterra. L'Inghilterra aveva conquistato l'India, gli indiani non compravano merce inglese e il pubblico inglese comprava moltissimo prodotti indiani. Quindi si stava trasformando, le uniche cose che si acquistavano dall'Inghilterra erano prodotti per coloro che stavano, gli inglesi che stavano lì. Gli inglesi posero questa questione, la risolsero in maniera particolare. L'India produceva, aveva una altissima e estesissima coltivazione di papaveri, presero il papavero e lo portarono in Cina e costruirono un grande mercato. Quindi il mercato della droga nasce da uno sbilancio, appunto dei pagamenti dell'Inghilterra. Negli anni 50, quando si dà forza alla coltivazione della droga nei paesi latinoamericani? Quando crolla il prezzo del caffè e quando i contadini di quelle aree non hanno più un vantaggio nel coltivare il caffè. Faccio un altro esempio e mi fermo. Il contrabbando di sigarette. Bisogna ricordare che il contrabbando di sigarette non nasce perché alcuni comprano dei prodotti che non dovrebbero comprare. Inizialmente gli stessi produttori vendevano sia allo Stato italiano sia ai contrabbandieri e qualche volta facevano lo stesso prezzo. Ma dov'era il vantaggio dei contrabbandieri? Che non dovevano farsi carico di alcune tasse che metteva lo Stato sulle sigarette. Cioè se lo Stato italiano togliesse tutta la tassazione sulle sigarette, potrebbe competere col contrabbando di sigarette e le sigarette avrebbero un prezzo uguale. Come vedete, ci sono alcune leggi economiche. Alcune leggi economiche, se riflettiamo su questo, ci rendiamo conto che il potere economico delle mafie nasce dal fatto che il mercato è in grado di recepire anche la violenza come fattore regolativo e che nel mercato attuale la violenza può diventare un capitale. Dobbiamo parlare di capitalismo criminale, il che non vuol dire che il capitalismo è tout court criminale, ma c'è un capitalismo criminale che è parte integrante del capitalismo attuale. Come risolviamo questa questione? Come impediamo che masse ingenti di capitali, dovuto a quello che vi sto raccontando, possano determinare gli equilibri del mondo? Noi abbiamo, poi ci verremo e termino, noi abbiamo un problema, potremo controllare i grandi traffici criminali, la grande economia criminale, impedendo il riciclaggio. Ma quando ci sono paradisi fiscali, come Panama, dove c'è il massimo degli investimenti o delle risorse dei narcotrafficanti o Barbados eccetera, quando abbiamo consentito che il sistema finanziario nascondesse la ricchezza e consentisse a delle persone di poterle esportare per non pagare tasse, noi in rapporto a questa preoccupazione fiscale consentiamo alla maggior parte dei criminali di poter invece detenere questa ricchezza. Come vedete, il peso della criminalità non è dovuta unicamente alla loro forza, non è dovuta unicamente alla loro violenza, il peso della criminalità è dovuto a una serie di ipocrisie che prima vengono tolte di mezzo e forse più la battaglia contro di essi è possibile farla. Grazie. Allora Isaia Sales, ripartiamo da ha posto una questione in apertura che è quella centrale, cioè per diverse ragioni oggi il peso nell'economia dei proventi mafiosi, ma aggiungo io
in generale dell'economia illecita, dell'economia informale, grigia, sommersa, come volete chiamarlo, è il più alto che la storia dell'umanità abbia mai registrato. E ricorda anche che nelle mafie originarie, quelle in senso proprio, cioè quelle che hanno delle caratteristiche di coesione interna fortissima, quello che gli studiosi chiamano il patto di sangue, cioè quel legame fortissimo fra gli appartenenti che determina l'impermeabilità dell'organizzazione. Ricordiamoci che noi abbiamo scoperto che Cosa Nostra si chiamasse Cosa Nostra solo quando un appartenente di alto rango, Buscetta, lo disse a Giovanni Falcone. Prima di allora soltanto un altro collaboratore aveva detto questa cosa, ma era stato ritenuto pazzo o fatto passare per pazzo perché era troppo in anticipo. Ma fino a quel momento noi chiamavamo mafia una cosa che invece si chiamava in un altro modo, non conosciamo la struttura, l'organizzazione, nulla. E quindi la prima grande forza della vera organizzazione mafiosa è quella strutturale, è quel legame per cui io entro nell'organizzazione per assumere un potere infinitamente superiore a quello mio come singolo, perché potrò agire e parlare a nome di una cosa grandiosa e forte che sta alle mie spalle, e però che ha un costo di uscita elevatissimo, il più elevato normalmente è la vita. Il costo di uscita dall'organizzazione mafiosa è normalmente la vita. Ci sono sì dei casi di mafiosi che furono posati, cioè in qualche modo esentati, però sono molto pochi, la maggior parte sono morti o sono stati uccisi. L'altra grande caratteristica dell'organizzazione mafiosa in senso stretto è la capacità di intrattenere rapporti con la società, cioè di penetrare nel corpo della società, i rapporti con la politica, rapporti con l'economia, anche l'economia legale, come diceva Isaia Sales, rapporti anche culturali, quelli che sono stati enfatizzati in modo sbagliato da molti criminologi che l'hanno considerata l'unica caratteristica delle mafie, ma che invece è una delle componenti del potere mafioso, che è anche quello culturale, quello di attrazione di una sottocultura da parte della società o di rispetto, la costruzione anche del tutto falsa dell'organizzazione mafiosa come una struttura che ha una sua lealtà alle regole, che ha una sua quasi aristocrazia, come nella famosa storia dei tre personaggi di Osto, Mastrozzi e Calcagno che formano le mafie, che sono dei cavalieri. Ecco, una concezione del tutto sbagliata, ma anche questa è parte del potere geopolitico, un potere immateriale ma comunque molto forte. In queste realtà il primo rapporto con l'economia, come ricordava Isaia Sales, è di tipo predatorio, è sostanzialmente il meccanismo dell'estorsione, della protezione, il pizzo è la rappresentazione metaforica della barba, della punta della barba del mafioso che la intinge nel piatto altrui, cioè che vuole prendere qualcosa della ricchezza che producono gli altri. Nasce in Sicilia in un rapporto con latifondi, il latifondista ha bisogno di una classe operaia che deve essere tenuta in forma di semischiavitù, con degli intermediari che li gestiscono sul campo, e col gabellotto che invece l'alto funzionario che rappresenta ed esercita il potere che oggi in uno Stato è esclusivamente nelle istituzioni, il potere giurisdizionale, il potere di esercitare la forza e così via. E poi c'è un'evoluzione per cui si comincia a parlare di impresa mafiosa che, a ragione Isaia Sales, è un'impresa che ha una sua ragione economica, però che si avvale di una serie di condizioni che alterano la concorrenza, tant'è vero che quando in provincia di Trapani fu sequestrata il cementificio che era del capomandamento
di Trapani fallì immediatamente, perché lavorava in quanto si serviva delle condizioni di intimidazione, perché spiegavano i pentiti, il giorno in cui arriva un imprenditore che comincia a costruire un muretto per un appalto pubblico, gli si dice tu gli operai te li diamo noi, il gasolio ai mezzi lo farai lì, acquisterai il cemento lì, e quindi un sistema che altera la concorrenza, che alla fine distrugge l'economia, crea delle imprese che esistono soltanto perché sono sostenute dall'organizzazione mafiosa o comunque da quei cerchi concentrici che stanno attorno all'organizzazione mafiosa. Cosa Nostra nel momento massimo di splendore aveva forse 5 o 6 mila soldati, cioè aderenti all'organizzazione, ma beneficiava su una popolazione di 5 milioni di siciliani di una grande forza per una serie di cerchi concentrici che si allargano attorno all'organizzazione. Sono gli imprenditori che insieme all'organizzazione si siedono al tavolino, come lo chiamava Angelo Siino, il ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra veniva chiamato. Quel mafioso poi pentito che spiegò il sistema per cui bisognava sedersi insieme organizzazioni criminali, imprenditori, politica per attribuire gli appalti. Provenzano diceva in siciliano che la pasta non si cala se non ci sono tutti i cucchiai attorno al tavolo, ci devono essere presenti tutti gli attori della partita perché nessuno possa avere interesse a segnalare l'anomalia. Quindi l'appalto è conferito in un accordo all'interno della società che coinvolge tutti gli strati, la politica, l'amministrazione, il mafioso, l'imprenditore, che non è necessariamente e molto spesso non è un appartenente all'organizzazione mafiosa. Diversa invece l'andrangheta, che è una mafia molto più democratica, se volete, perché in alcune zone della Calabria purtroppo il numero di persone che sono o facenti parte dell'organizzazione o comunque legate da rapporti familiari è elevatissimo, ed è la ragione per cui in alcune zone il controllo del territorio è così forte. Ma tornando al tema prettamente economico, chiederei a Simone Melorio, che è una criminologa, che ha un dottorato di ricerca appunto in criminologia all'Università Solorzano Benincasa di Napoli, che si è occupata molto di organizzazioni criminali campane, di farci un esempio concreto che potrebbe essere quello dei Casalesi. I Casalesi sono un'organizzazione che ha i caratteri della mafiosità a cui mi riferivo prima, che invece in larga parte mancano alle camorre urbane napoletane, dove c'è invece un insieme di sistemi criminali che non ha mai avuto un'unitarietà. Il tentativo di dare un'unitarietà della nuova camorra organizzata di Cutolo fallì, ma invece quello dei Casalesi è un modello strettamente mafioso, che in questo assomiglia nella struttura più a Cosa Nostra. Quindi chiederei a Simone Melorio di spiegarci come funziona il meccanismo di radicamento economico sul territorio e anche quali sono invece poi le condizioni che permettono l'espansione in territori non originari, come appunto avviene in alcune aree della Liguria, dove storicamente negli ultimi anni diversi comuni sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose, e quindi esiste un fenomeno abbastanza pervasivo in alcune zone della regione. Simona. Grazie. Quello del clan dei Casalesi, che poi in realtà è soltanto convenzionalmente definito come clan dei Casalesi perché in realtà trattasi di una federazione di gruppi criminali che operano nella stessa area, mi riferisco all'area tra l'Agro Aversano, il litorale Domizio e la zona dei Mazzoni, quello dei clan Casalesi costituisce una vera specificità, diciamo, sul territorio campano, proprio per un rapporto con l'imprenditoria e la politica che nasce quasi insieme al clan.
diciamo che di questo tipo di rapporto si comincia a parlare a Napoli a partire dagli anni 80, quindi a seguito del terremoto dell'80, si comincia a parlare del cosiddetto tavolino per potersi spartire i cosiddetti appalti per la ricostruzione post-terremoto. Invece i casalesi applicano questo tipo di relazioni con la politica e con l'imprenditoria già in un periodo precedente. Secondo alcuni casalesi nascerebbero con Bardellino, che inizialmente si dedica, parliamo diciamo degli anni 70 del Novecento, inizialmente si dedica per lo più alle rapine dei tir insieme al suo sodale Mario Iovine, poi successivamente invece costruisce effettivamente un impero criminale, un'organizzazione criminale. E come fa? Inizialmente dedicandosi semplicemente a delle imprese illegali, quindi il solito, per così dire, contrabbando di sigarette e successivamente poi appunto il traffico di droga, addirittura affiliandosi alla mafia siciliana con la cosiddetta pungiuta. Ma non finisce qui la sua impresa, anzi utilizzando, se vogliamo, diciamo, questa nuova organizzazione che nasce dietro l'impresa illegale, con queste finalità appunto di traffici illegali, Bardellino comincia a immaginare dei traffici molto più legali, tant'è vero che è proprio diciamo alla metà degli anni 70 che dà vita ai cosiddetti consorzi attraverso i quali gestisce totalmente la rete legata all'edilizia, la rete legata agli appalti. Qual è la novità di questa rete? Ne parlava prima il dottor Aitala. Nel momento in cui un soggetto deve ottenere un appalto, si fa il tavolino, ci si mette insieme imprenditore, camorrista e politico di turno e si spartiscono le fette, diciamo, di mercato. Nel caso del consorzio organizzato invece dai casalesi, dei consorzi organizzati dai casalesi, i casalesi gestiscono tutto, dalla fornitura di calcestruzzo, stabiliscono i prezzi e lo fanno, diciamo, a priori tutti coloro che non sono all'interno di quel consorzio, tutti gli imprenditori bene, quindi gli imprenditori della fascia assolutamente legale della società, tutti coloro che non partecipano a questi consorzi sostanzialmente non rientrano in quel tipo di economia, non possono partecipare agli appalti, sono tagliati fuori dall'economia. E questi consorzi funzionano con Bardellino e funzionano anche successivamente alla morte di Bardellino, che avviene nel maggio dell'88, a cui segue il famoso triumvirato con Iovine, De Falco e il Vinognetti. Immaginate un triumvirato da tenere, è piuttosto difficile, diciamo tre galli in un pollaio è molto difficile che riescano a stare, ma riescono a, nonostante le loro lotte interne, riescono comunque a mantenere queste specificità dal punto di vista economico, questo legame per esempio attraverso i consorzi, la gestione degli appalti. Tant'è vero che ad esempio troviamo nuovamente i casalesi nella costruzione dell'alta velocità, quindi li ritroviamo successivamente anche in tutta quella serie chiaramente di appalti che nascono a seguito del famoso terremoto dell'80, di cui vi dicevo prima parlando dei camorristi napoletani. E volendo fare un passo indietro, se pensiamo appunto sempre a questo legame tra imprenditoria politica e mafie, troviamo uno stretto legame di questi casalesi con queste altre due componenti anche per esempio nella cosiddetta truffa dell'AIMA. Voi sapete che l'AIMA è quell'agenzia che si occupa delle attività agricole e che per un periodo di tempo ha dovuto gestire, diciamo, i frutti in sovrabbondanza che dovevano andare al macero, e quindi parliamo di agricoltura, non parliamo di industria. Ebbene, anche in questo caso nascono dei consorzi gestiti dai casalesi anche questa volta. Il meccanismo era molto, molto semplice nella sua illegalità, molto geniale se vogliamo.
perché la truffa all'AIMA consisteva in questo: gli agricoltori portavano al macero, avrebbero dovuto portare quantomeno al macero tutti i propri prodotti in esubero, e ricevendone in cambio del denaro, diciamo, da parte della comunità europea, quindi una sorta di risarcimento rispetto a questa grave perdita. Che cosa succede? All'inizio si gonfiano le bolle, quindi all'inizio semplicemente si dice hanno versato più del previsto, e poi in realtà al macero cominciano ad arrivarci tanti rifiuti, possibilmente pesanti, pietre, perché in questo modo si può appunto registrare una quantità maggiore di prodotti che vanno al macero, e si può ottenere un maggiore risarcimento. Ma questo come può avvenire? È potuto avvenire questo, e parliamo, diciamo, del 74 almeno, da parte del 1974, vedete, ancora prima del terremoto dell'80, è potuto avvenire questo perché c'è stato un legame molto stretto tra casalesi, che hanno un po' gestito, sono stati un po' diciamo i registi di questa truffa, ma inevitabilmente dei protagonisti dovevano essere gli agricoltori. Accanto a questi ci dovevano essere per forza, diciamo, una parte delle istituzioni che vanno, diciamo, dal più semplice tutore dell'ordine, che chiude un occhio, se non due, rispetto a determinate cose che vede, fino ad arrivare, diciamo, a colui che fa parte dell'amministrazione e quindi a colui che dovrebbe controllare. Allora, ecco che questi casalesi rappresentano, vi dicevo come all'inizio, una specificità. E sono una specificità anche per un'altra ragione. Se pensiamo ad esempio al traffico di rifiuti per il quale sono diventati molto famosi, questo traffico di rifiuti come nasce? Quando nasce? Intanto nasce già negli anni Ottanta, lo dice chiaramente Carmine Schiavone. Non lo inventano i casalesi, il traffico di rifiuti. Il problema rifiuti già esisteva per il passato. Abbiamo le navi dei veleni, i voti a perdere, sostanzialmente tutta una serie di attività che si sono messe in campo, che furono messe in campo per il passato, per liberarsi di tutta una serie di rifiuti. Sostanzialmente non si sapeva dove metterli. E il risultato, si mandavano le navi piene di rifiuti, possibilmente in paesi che chiudevano, anche in questo caso, un occhio in Africa piuttosto che in altri luoghi, in Libia ad esempio, a volte sono state rimandate anche indietro, in altri casi sono state persino fatte esplodere nel fondo del mare, insomma, per poter eliminare il problema in maniera più semplice. Quindi il problema c'è. Semplicemente i casalesi intercettano una opportunità di guadagno, e sembra che non lo facciano da soli, non lo facciano autonomamente, ma sembra che siano chiamati a farlo. Per esempio c'è chi ha avuto modo di leggere delle carte processuali, mi riferisco ad esempio alla giornalista Capacchione piuttosto che al magistrato ormai presidente dell'autorità anticorruzione Cantone, che riferiscono proprio di contatti dei casalesi da parte di servizi segreti, da parte di massoneria. Cioè, ad un certo punto si crea il problema dei rifiuti, i servizi segreti contattano Zagaria perché intervenga, Zagaria, noto nome dei casalesi, perché intervenga e individui dei luoghi dove inserire, dove porre le ecoballe dei rifiuti. Allora, i casalesi entrano probabilmente in questo mercato quantomeno sollecitato da altre forze. Da forze che, se vogliamo, diciamo, forse avrebbero dovuto fare cose assolutamente diverse. E poi certamente lo sfruttano questo mercato, sfruttano queste opportunità. Pensiamo che abbassano moltissimo il prezzo dello smaltimento dei rifiuti pericolosi, cosiddetti pericolosi, tant'è vero che gli imprenditori del nord, di fronte ad una convenienza così evidente,
da 2 euro a 40 centesimi, insomma capite bene che la convenienza è evidente. Di fronte a una situazione del genere gli imprenditori del nord non si chiedono assolutamente quale possa essere, per quale ragione vengono abbassati in questo modo i prezzi, ma intervengono immediatamente, accettano e fanno affari con i casalesi. Ancora, questo è quello per cui sono ricordati, per cui normalmente si parla dei casalesi in stretto legame con i rifiuti, col traffico dei rifiuti, ma pensiamo che la grossa fetta di affari che i casalesi fanno rispetto ai rifiuti è quella sui rifiuti solidi urbani. Anche qui c'è una caratteristica, c'è un legame tra imprenditori locali, politica e mafia. Perché? Perché di fatto questi rifiuti solidi urbani normalmente vengono sversati in dei luoghi. Questi luoghi però ad un certo punto cominciano a diventare saturi. E questo significherebbe chiudere per alcuni imprenditori, per gli imprenditori di quei luoghi. Che facciamo? Chiudiamo? Come si può risolvere il problema? I casalesi hanno una soluzione anche per questo. Risolvono la situazione semplicemente, facciamo una bolla falsa. Formalmente i rifiuti vengono dati in questi luoghi, quindi vengono sversati in questi luoghi, ma di fatto vengono portati via in altri luoghi, ovunque ci sia uno scavo, si dice, no? Quindi pensiamo agli scavi accanto per le opere pubbliche, gli scavi per le strade, per il cosiddetto asse di supporto, l'asse mediano, insomma ovunque ci sia uno scavo vanno ad inserire questi rifiuti. L'imprenditore ci guadagna la possibilità di rimanere aperto. E i casalesi ci guadagnano una percentuale naturalmente sul guadagno dell'imprenditore. Quindi vedete che di fronte a tutto questo c'è un rapporto molto stretto tra imprenditori e casalesi, imprenditori del nord e imprenditori del sud per ragioni molto diverse, ma comunque tutti convergono in questo affare rifiuti, che quindi non è un affare semplicemente della campagna. E ancora, e poi concludo, sempre un'altra specificità, diciamo, di questi clan è la capacità di essere contemporaneamente attori di criminalità e intervenire anche da parte, diciamo, nell'altro ruolo, diciamo, nel ruolo di vittime. Perché? Mi spiego meglio. Sempre nell'ambito dei rifiuti, mi sembra che rappresenti proprio diciamo, l'esempio più chiaro che possiamo fare a proposito di queste relazioni, si creano, voi sapete, dei consorzi per riuscire a, come dire, a differenziare, i consorzi per la differenziata. Quando nascono questi consorzi per la differenziata sembra che diciamo, tutto possa andare meglio, insomma d'altra parte lo stato di emergenza è già stato dichiarato, il consorzio per la differenziata rappresenta, diciamo, una soluzione al problema dei rifiuti. Bene, in questi consorzi sono inseriti assolutamente anche i casalesi. Quindi da una parte creano il problema, dall'altra parte provano a risolverlo. Rientrano in questo. E notizia, diciamo, degli ultimi mesi, dell'ultimo anno, anche a seguito dell'approvazione della legge, prima decreto legge, poi legge con il governo Letta per la bonifica delle aree, diciamo, dei cosiddetta terra dei fuochi, il cosiddetto decreto terra dei fuochi, no? Anche in quel caso i cosiddetti consorzi di bonifica, si è visto, sono stati infiltrati dai casalesi. Cioè ci sono varie inchieste perché i casalesi, anche in questo caso, sono riusciti ad entrare, per esempio, nell'ambito legale. Noi parliamo di imprese, tra virgolette, legali. Il consorzio di bonifica è un'impresa in teoria legale, ma in pratica poi è gestita in maniera illegale perché ci sono delle presenze molto forti. E allora ecco che come entrano, con questo concludo, come sono entrati, almeno nello caso specifico, i casalesi nel mondo legale, agendo semplicemente sulla convenienza, intervenendo come degli imprenditori che offrono un servizio conveniente, di fronte ai quali nessuno si è posto un problema morale, ma nell'ottica, diciamo, di una economia, come dire,
un po' aggressiva, di un mercato aggressivo, si è semplicemente detto va bene, accettiamo, e quindi lasciamo spazio anche a queste imprese illegali. Mi fermerei così. Grazie. Grazie signora Belorio. E quindi oggi sostanzialmente quello che succede in Italia con le mafie sono tre cose. La prima è che si è ridotta la visibilità delle mafie, gli episodi violenti sono per fortuna ridotti, ma questo ha contribuito alla sottovalutazione del fenomeno da parte della politica, e questo ormai avviene da diversi anni. L'altro fenomeno è quello che Simona Melorio descriveva, quello dell'espansione dell'interesse mafioso in aree economiche legali. Quelle illegali presentano un rischio rilevante, ad esempio quelle del narcotraffico che citava Isaia Sales sono fattispecie punite in Italia in modo gravissimo, quindi nel bilanciamento di interessi che l'organizzazione compie c'è anche il fatto che si va incontro a delle pene molto forti, e alcune organizzazioni come Cosa Nostra attraversano un momento di relativa debolezza, nel senso che l'impianto militare, l'ala militare è stata ampiamente decimata e dai stessi fenomeni criminali, dagli omicidi, ma soprattutto poi dall'azione delle forze dell'ordine e della magistratura. C'è un'evoluzione verso l'economia legale, quindi settori tradizionali ma anche innovativi, ma c'è anche un dato per cui è pura fantasia l'idea che il mafioso sia un imprenditore abilissimo, un finanziere sagace. Questo in realtà non è quasi mai vero. Normalmente il mafioso ha necessità di rimettere nel circuito legale i proventi del reato, quello che noi chiamiamo con un'espressione un po' strana riciclaggio, invece in inglese si chiama laundering, dall'idea del lavaggio, in spagnolo si chiama blanqueo oppure lavado in Sud America, dall'idea del concetto di riciclaggio. Si tratta di quei meccanismi che servono a togliere via le macchie che derivano dall'origine illecita di quei soldi. L'idea invece di riciclare è quella di trasformare in qualcos'altro. No, serve soltanto cancellare quell'impronta illecita e rimettere nel circuito legale. E il terzo fenomeno, poi ne parliamo fra un attimo, è quello dell'espansione di quell'area grigia che diventa sempre più autonoma. E allora Isaia, volevo chiederti due cose. La prima è come avviene questo fenomeno per cui mafie tradizionali, ad esempio l'Andrangheta, che è economicamente probabilmente la più forte, si sono espanse in aree diverse da quelle tradizionali. Cioè, come è avvenuto questo meccanismo ad esempio in Liguria o in Lombardia? Quali sono i fattori sociali, politici, economici che favoriscono questo tipo di penetrazione? E poi l'evoluzione estrema, che è quella di mafia capitale, dove si vede sostanzialmente che c'è una struttura che ha delle caratteristiche di quella mafiosa, ma il metodo mafioso si evolve in attività corruttiva, e quell'attività che poi serve a tenere insieme i diversi pezzi. Sì. Voglio ancora una volta ribadire che non è affatto vero che la criminalità entra minacciando, e il fattore di convenienza per la criminalità è la paura. Quando intervengono nell'economia, in genere sono in grado di dare delle convenienze che altri non riescono a dare. Che questa convenienza, come si forma questa convenienza, è discutibile, ma non c'è nessun imprenditore che stabilisce relazioni con i mafiosi pagando un costo in più, ma pagando un costo in meno.
Simona vi ha raccontato la vicenda dei rifiuti tossici. I rifiuti tossici nascono dal fatto che sversare i rifiuti tossici costa molto, se lo fa un'attività illegale costa di meno. Quindi ci sono stati imprenditori in Italia che hanno utilizzato la criminalità come agenzia di riduzione dei costi. Quando la criminalità viene al nord, certo viene sulla base inizialmente di una colonizzazione, cioè laddove già ci sono delle persone dello stesso paese, dello stesso rione, della stessa famiglia. Ma loro non cominciano con l'intimidazione, cominciano offrendo dei servizi. C'è uno studio sull'economia del nord, sull'edilizia nel nord, che ha fatto Federico Varese, uno studioso italiano che studia a Londra, che ha dimostrato l'economicità delle mafie nell'edilizia, cioè al nord alcuni imprenditori per intercettati dicono: ma quello sembra una persona per bene, mi ha offerto un movimento terra, il cemento ad un costo assolutamente vantaggioso, perché non devo farlo? Quindi attenzione, una cosa è come le mafie si sono radicate storicamente sul loro territorio, dove la violenza è stata una componente importantissima, una cosa come si radicano in altri territori, dove è la convenienza prima della violenza. Quindi dobbiamo prendere atto che in alcune realtà economiche avere a che fare con dei criminali può essere conveniente, e non ci sono vincoli né morali né di altro tipo di fronte alla convenienza. Quindi questo è un dato di cui dobbiamo tenere conto, perché non dobbiamo immaginare poi degli straordinari imprenditori. Io vi ho detto prima che fare attività illegali non vuol dire non essere imprenditoriali. Quando devi organizzare il contrabbando di sigarette, se non hai un piglio imprenditoriale non riesci ad organizzarlo, perché un contrabbandiere deve andare a prendere il tabacco, lo deve acquistare, lo deve trasportare, deve aggirare la polizia, lo deve vendere, insomma ci vuole un'attività imprenditoriale. Però attenzione, dove c'è l'imprenditoria criminale? In genere l'imprenditoria criminale è a ridosso di settori pubblici, è a ridosso di settori dove c'è necessità dell'autorizzazione pubblica o c'è il controllo pubblico. Ancora oggi, se dovessimo dire nell'economia illegale qual è il peso delle singole componenti, noi abbiamo tra il 25 e il 30% l'edilizia come settore fondamentale dell'economia criminale legale, naturalmente poi la droga quella sul piano illegale. Ora, non vi sembra incredibile che lo Stato, che è il principale finanziatore delle opere pubbliche, attraverso le opere pubbliche finanzi una criminalità che poi con altre risorse deve combattere? Non siamo alla follia in cui la principale accumulazione imprenditoriale delle mafie avviene sul settore dei lavori pubblici, non quelli privati, sui lavori pubblici, e quindi in parte lo Stato che finanzia una forza che deve combattere? Ecco, io in questo vedo le grandissime contraddizioni della situazione italiana. Insomma, di fronte agli interessi economici sembra che non regga niente. Ecco, prima abbiamo assistito a una discussione tra anche religiosi, c'era un religioso. L'economia nasce dalla filosofia morale, l'economia nasce anche dalla religione. E a volte nella storia ha posto dei vincoli che il mercato non riusciva a rispondere. Insomma, pensate al prestito bancario, i cattolici non lo facevano, lo fecero fare agli ebrei per ragioni religiose, perciò gli ebrei si sono trovati a fare, a prestare soldi, applicando un'ipocrisia di fondo. La mia religione non me lo consente, l'economia ne ha bisogno, lo faccio fare ad altri. Insomma, sarebbe strano che le regole morali o i principi morali fossero alla base dell'economia, ma è anche strano che l'economia non abbia nessun principio morale. Cioè, noi siamo di fronte al fatto che è saltato qualsiasi vincolo
Se c'è una domanda ed un'offerta, il mercato risponde se è dentro la legge o se è fuori la legge. Se nel settore dell'edilizia ci sta un camorrista che mi offre la terra, mi fa il movimento terra ad un costo inferiore ad un imprenditore di Genova, io prendo il camorrista. Siamo di fronte a qualcosa che ci deve far riflettere, perché fino a quando si raccontava che la mafia obbligava sulla base della violenza, bene, allora io sono minacciato, mi impaurisco, la paura è un fattore umano, io anche se pago qualcosa in più lo pago, se fallisco, fallisco. Non è così. E appunto, nella vicenda di Roma Capitale, addirittura abbiamo un'ulteriore trasformazione. Nella vicenda di Roma Capitale, chi appunto ha possibilità di leggere tutte le carte di quella inchiesta, lì non c'è violenza come cosa principale, ma c'è la corruzione. Cioè si è detto, ma com'è, un mafioso paga le tangenti? Ma non è che prende le tangenti. Nel caso di Roma la mafia ha cambiato radicalmente, paga le tangenti per poter avere gli appalti. Che cosa vuol dire questo? Che la corruzione è un'altra delle vie della criminalità. Molti si sono illusi che la corruzione fosse un elemento che non esponeva ad altre complicazioni, perché si era detto si può essere corrotti senza essere mafiosi, e questo è vero, ci può essere corruzione senza mafia. Ma attenzione, dovunque c'è corruzione prima o poi arriva la mafia, perché il principio della corruzione è nelle corde del mafioso. La corruzione è, attraverso il pagamento, poter rendere privato ciò che è pubblico, mettere a disposizione attraverso un prezzo che paghi. Beh, le mafie sono invitate a nozze, per cui non esiste mafia senza corruzione. Ecco, allora, quando si parla di mafia SPA, due o tre cose andrebbero viste. Il problema della corruzione e del canale della corruzione come canale, uno dei canali principali, in luoghi anche dove non c'è mafia. Se andate a vedere la storia della penetrazione in Liguria o in Lombardia, non troverete mai il rapporto dranghetista, imprenditore ligure e basta. Trovate sempre, sempre, sempre dranghetista, imprenditore liguro, lombardo e uomo politico che deve prendere delle decisioni su quel appalto pubblico. Ecco, questo è il punto, cioè la corruzione oggi è un elemento che anche in territori non mafiosi espone la collettività alla sua infiltrazione, alla sua penetrazione. Quindi la corruzione non possiamo considerarla come un prezzo che si paga alla cattiva politica. La corruzione oggi è uno dei principali canali di infiltrazione della criminalità in luoghi non votati o non storicamente votati. Grazie. E quindi Isaia Sales ci ha sostanzialmente illustrato questa evoluzione, per cui da mafie solo predatorie a mafie imprenditrici a mafie che in aree diverse da quelle di origine offrono dei servizi. È quello che ricordavamo prima, il capo dell'organizzazione di Roma Capitale, quello che egli dice essere il proprio ruolo, quello di stare in mezzo tra il sottomondo e il sopramondo per fornire al sopramondo dei servizi che solo il sottomondo può garantire, che non sono necessariamente esclusivamente servizi violenti che possiamo inquadrare nelle attività criminali da strada, ma sono anche servizi economici, come Sales ricordava, e che comunque ci dicono che se può esistere questo tipo di interazione è perché il tessuto sociale non va, il tessuto sociale non ha gli anticorpi per reagire al malaffare. Ed è evidente che l'imprenditore che sceglie, come diceva Isaia Sales, di servirsi della associazione mafiosa o comunque della corruzione lo fa sulla base di un calcolo razionale di costi e di benefici, per cui valuta quale sia il rischio connesso,
a questo. Nel caso della corruzione in Italia, a differenza del legame con l'organizzazione mafiosa che può costare molto caro in termini di repressione penale, statisticamente quello della corruzione è estremamente limitato. Su diverse decine di migliaia di detenuti in Italia, credo che siano circa un centinaio quelli che scontano delle pene per fatti di corruzione. Allora, com'è possibile che un fenomeno sia ritenuto e percepito da tutti, da studiosi, gente comune, imprenditori, come uno dei fenomeni più diffusi nel paese, e ci siano solo 100 persone su, non mi ricordo, 70.000 detenuti che scontano una pena per questo reato? Vuol dire che noi non acchiappiamo i corrotti, non acchiappiamo i ladri. C'è poco da fare. Pier Camillo Davigo, che è anche il mio maestro da magistrato, la vedeva in termini darwiniani, diceva: noi abbiamo il compito di acchiappare i ladri, e quindi dobbiamo imparare a correre veloci in modo da poterli acchiappare, ma i ladri diventeranno sempre più veloci per non farsi acchiappare dai noi, dai magistrati, dai poliziotti. E quindi sostanzialmente noi miglioriamo la razza predata, che la razza predata per sfuggire deve correre sempre più velocemente. Ed è un meccanismo che, per quanto riguarda la corruzione, è del tutto inceppato, perché il rischio penale in Italia è estremamente basso. Essendo estremamente basso, un imprenditore fa un bilanciamento di interessi. Negli Stati Uniti, che hanno un sistema giuridico criticabile da moltissimi punti di vista, però il falso in bilancio, l'evasione, sono puniti in modo gravissimo. E una volta io chiedevo a un collega, dicevo: ma quanti anni avete dato a quell'imprenditore? Mi disse: 10 anni per evasione fiscale. Io, insomma, guardavo quasi spaventato, e lui mi disse: ha fatto una cosa molto grave, lui ha mentito al popolo americano. E quindi è una concezione dell'evasione fiscale, del falso in bilancio, molto diversa dalla nostra, che rende economicamente poco appetibile la scelta della corruzione. In Italia invece è ancora una scelta premiante, e quindi ecco perché si parla di rivedere non soltanto le fattispecie penali, perché aumentare il quantum di pena ha un effetto relativo, ma invece bisogna colpire le condotte strumentali, quelle che consentono alle imprese di mettere da parte i fondi per la corruzione, che sono molto rilevanti, e per farlo bisogna falsificare i bilanci. Ci sono una serie di meccanismi che servono a questo, e quindi prevenire quel fenomeno richiede anche di andare a guardare in questi meccanismi, così come prevenire il riciclaggio a livello internazionale richiede degli accordi e degli interventi su tutti i paradisi fiscali, perché se io elimino un certo mercato dove io mi rifornisco di servizi illeciti, fosse soltanto il fatto di poter tenere i miei soldi lì senza che nessuno lo sappia, se quel mercato non è più conveniente per me, sì, sul momento forse farò rientrare i capitali, poi da domani comincerò a mettere da un'altra parte, li metterò a Hong Kong, a Macao, a Panama, o anche in Unione Europea. Ci sono diversi mercati non trasparenti, come noi ci ripetiamo. Quindi si tratta di guardare al fenomeno in termini complessivi. Simona, facendo un attimo ancora un passo indietro, ma ecco, guardando le situazioni come Isaia Sales accennava alla Liguria, alla Lombardia, come si determina questo fenomeno? Cioè l'Ndrangheta che decide di investire in Liguria lo fa con che spirito, avvalendosi di quali condizioni, con che meccanismo? Dunque, quando parliamo in generale di criminalità organizzata, temo che dobbiamo un po' rivedere quelli che sono i vecchi stereotipi a proposito delle mafie in generale. Perché, diciamo,
a me almeno all'inizio hanno insegnato che la criminalità organizzata era una sorta di istituzione presente sul territorio, laddove per istituzione si intende appunto una sorta di cellula, un insieme di persone che da una parte controllano il territorio, che poi stabiliscono delle leggi, delle regole interne che vengono quindi rispettate e che contemporaneamente gestiscono un mercato, hanno un esercito. Queste sono le istituzioni alla maniera, diciamo, di Santi Romano. In effetti non esisterebbe soltanto, diciamo, un Parlamento che costruisce delle leggi, che crea delle leggi, ma ci sono anche delle leggi effettive ed efficaci su un territorio pur non essendo state stabilite da un Parlamento. E in questo senso, diciamo, le mafie rientrano assolutamente in questo concetto di istituzione. Queste forse sono le mafie del passato. Perché adesso invece come si presentano le mafie in Liguria piuttosto che altrove, anche all'estero? Sono delle mafie che non hanno la coppola e la lupara, assolutamente. Sono delle mafie che si presentano con il colletto bianco, che hanno una bassissima visibilità. Nel senso che noi sappiamo che ad esempio il nostro 416 bis diciamo, è lo strumento più forte che abbiamo per poter incriminare un soggetto di mafia, e naturalmente attraverso il 416 bis noi andiamo ad evidenziare una serie di indici, diciamo, di criminalità che vanno, diciamo, dall'omicidio all'intimidazione all'omertà. Tutto questo al di fuori dei territori tradizionalmente mafiosi non c'è. Il mafioso al nord in generale o in altri luoghi si comporta bene, ha un profilo molto basso, non utilizza la violenza, non esercita nessun tipo di estorsione se non eventualmente a qualche imprenditore della sua stessa provenienza, e in realtà quindi è difficile andare a capire dove sia questa criminalità organizzata di stampo mafioso al di fuori della Campania, al di fuori della Calabria, al di fuori della Sicilia. E le modalità, quindi, si discute molto, molti studiosi discutono sulla possibilità di un'espansione semplicemente della criminalità organizzata su altri territori o addirittura del radicamento della stessa su altri territori. La differenza è piuttosto seria, perché nel caso dell'espansione abbiamo soltanto delle ipotesi, diciamo, residuali di intervento delle mafie su altri territori. Nel caso del radicamento parliamo di un controllo anche del territorio. Ebbene, in alcuni casi si parla di radicamento, mi chiedeva il dottor Atala a proposito dell'Andrangheta. L'Andrangheta, ad esempio, ha delle vere e proprie cellule, che loro definiscono locali, anche in zone del sud, anche in Germania. Pur dipendendo sempre, diciamo, da quelli che sono i propri paesi di origine, l'Andrangheta poi è molto legata ai loro luoghi d'origine, quindi alla Calabria, però in realtà riescono a costruire nel tempo delle cellule molto forti. Tant'è vero che, ad esempio, al nord l'Andrangheta riesce a imporsi alle elezioni politiche. In che senso? Riuscendo a come dire, gestire i voti, riuscendo a garantire un pacchetto di voti al politico di turno. Una cosa molto, molto importante che accade anche in Campania, se volessimo tornare a pensare ai politici casalesi, ai politici in Campania e ai casalesi, leggiamo la audizione desecretata di Carmine Schiavone e leggiamo che tutti i sindaci della provincia di Caserta erano sotto il controllo dei casalesi, appunto. Ora non siamo chiaramente al nord e nei paesi europei questi livelli, ma sicuramente c'è un controllo, e c'è un controllo quindi anche di tipo imprenditoriale. Pensiamo ai ristoranti, no? Presso cui si
si va tranquillamente, poi magari sono ristoranti gestiti dai mafiosi che servono per effettuare quello che il dottor Aitala ricordava, questo lavaggio del denaro sporco. Però attenzione, perché questo lavaggio del denaro sporco è molto utile per molti, cioè in un periodo di crisi come il nostro, che è una crisi che in generale interessa tutta l'Europa, in un periodo di crisi avere la liquidità dei mafiosi è molto comodo e molto conveniente. Ecco perché molti paesi, come ad esempio la Germania, ma lo stesso Regno Unito, non intervengono per arginare questi fenomeni di capitali illeciti che arrivano nei loro paesi, perché è molto conveniente averle. È molto conveniente che qualcuno riesca ad investire e la stessa cosa avviene praticamente anche al nord. In un momento di crisi la vera liquidità è quella dell'imprenditore l'imprenditore mafioso che arriva e porta la valigetta con tanti migliaia di euro. Questo, diciamo, è un aspetto importante che ci fa anche comprendere come le mafie si siano modificate, come le mafie da una parte mantengono sì il controllo del territorio d'origine, perché è importante per loro mantenere, diciamo, la loro origine, il loro radicamento sul territorio, ma dall'altra parte si globalizzano, cioè entrano perfettamente nella crisi e nella globalizzazione. Riescono a superare, ad aiutare forse anche in qualche caso il superamento della crisi e a sfruttare la globalizzazione. Però, e questa è proprio una notazione che vorrei fare un po' così tra parentesi e vuole essere anche una provocazione, dobbiamo pur sempre ricordare che non tutta la mafia, non tutte le mafie sono per forza solo economia. Cioè, noi parliamo di una economia che viene diciamo infiltrata dalle mafie, certamente ci sono delle evidenze processuali che non ci consentono di dire diversamente, e meno male che ce ne siamo accorti, perché insomma fino a 30 anni fa non era neppure pensabile poterne parlare oggi. Ma le mafie non sono solo questi. Chi è che investe al nord, chi è che investe all'estero? Sono i boss, sono coloro che hanno una certa liquidità. Ma lo zoccolo duro delle mafie è la manovalanza. E la manovalanza come si avvicina alle mafie? Non tanto con l'idea di poter andare ad investire poi in Spagna o in paradisi fiscali, ma per altre ragioni, che sono ragioni probabilmente più di sangue, più culturali, non di sangue nel senso razzista, assolutamente, ma sono delle ragioni anche culturali. A me piace molto ripetere una frase di Francesco Marino Mannoia, che sostanzialmente ai giudici che lo interrogavano a Scarpinato in particolar modo, dice: i giudici credono, vado così a memoria, credono che noi vogliamo diventare mafiosi, diventiamo uomini d'onore per ragioni economiche. Assolutamente, noi non è per questa ragione che diventiamo uomini d'onore, ma diventiamo uomini d'onore perché non vogliamo essere nudo ammiscato con niente. Non so se questa è la pronuncia precisa, lui in siciliano. Cosa vuol dire? Non voglio essere un nulla mischiato con niente, cioè io voglio attraverso l'organizzazione criminale avere una reputazione, essere qualcuno, costruirmi un'identità. E questo è un piano che noi non possiamo dimenticare, perché a distanza di un po' di anni anche Oreste Spagnolo, che per capirci, diciamo, fa parte del gruppo di fuoco di Setola, no? Quindi siamo ancora nell'ambito dei casalesi, dice la stessa cosa. Dice sostanzialmente: quello che mi ha portato a non fare più il rapinatore nelle case, ma ad affiliarmi ad un'organizzazione come quella casalese, è proprio l'idea di poter essere qualcuno. Non sono più nessuno, sono una persona che quando passa viene rispettata, sono una persona per cui si levano il cappello, sono una persona che probabilmente per ragioni legate alla paura però riceve rispetto. E allora forse dovremmo ragionare anche su un altro aspetto e chiudo, che probabilmente il rispetto oggi passa, crearsi un'identità oggi passa per l'economia. Cioè, se per il passato gli
i mafiosi erano sostanzialmente poveri in canna, perché da alcune ricerche che ho effettuato presso l'archivio di Stato di Caserta ho trovato camorristi in provincia di Caserta che morivano pieni di potere ma poveri in canna. Se questo è vero all'inizio, adesso probabilmente il potere passa per il denaro, il potere passa per i mercati, il potere passa per l'economia. Allora forse bisognerebbe rivedere un po' tutto, diciamo, l'approccio anche culturale al fenomeno, al di là del discorso poi legale che si deve ed è necessario fare. Io mi fermerei qui poi. Grazie, allora ci abbiamo alla conclusione, siamo nel malore, ossia ha ripreso anche il tema identitario, ma c'era anche Antonino Calderone che prima, un po' prima aveva detto: noi altri siamo mafiosi, loro sono uomini qualsiasi, che scolpisce il tema identitario. Però ecco, andiamo verso la chiusura, se c'è qualche domanda, qualche intervento, prego. Signora, non si sente? Può venire qui? No, la facciamo venire qui, addio, perché non la sentiamo. Sì, scusate, io non sono imprenditrice, sono una consumatrice, però ho sentito che i mafiosi aprono dei ristoranti e so che aprono anche dei negozi. Allora noi rischiamo di diventare a nostra insaputa dei sostenitori della mafia se non riusciamo a distinguere quelli che sono mafiosi. Come facciamo? Dai prezzi? Quando un negozio ha dei prezzi più bassi dobbiamo sospettare? Io me lo pongo questo problema perché non voglio diventare una sostenitrice di queste mafiose. Grazie, signora, ha ragione Isaia, voi... Certo, anche questo incide, fa piacere che delle persone si interrogano su questi temi. Lei sa benissimo che c'è l'idea di un consumo attento anche a queste cose, sono nate numerosissime iniziative, però mi permetta, non deve essere soltanto il singolo, quanto è consumatore, quanto imprenditore, sicuramente deve fare un'attenzione maggiore, sono le istituzioni. Cioè, nel senso, io ho cercato di dire, anche qui io non faccio nessuna considerazione di carattere morale, se applichiamo le leggi dell'economia e io sono un imprenditore e mi trovo con uno che mi offre dei costi inferiori, io sarei contro l'attività della mia azienda, contro i miei interessi, se non accettassi. Ma quel camorrista o dranghettista che sta sul mercato e offre dei prezzi inferiori a quell'imprenditore, perché ci sta? Com'è possibile che le istituzioni non abbiano colpito? Poi naturalmente possiamo discutere qual è la deontologia di un imprenditore che sa che gli sta venendo un prezzo inferiore da uno che gli fa un prezzo inferiore a costo del sangue di altri, ma questo è un altro ragionamento. Se dovessimo decidere solamente con le leggi di mercato, io non vorrei trovarmi nei panni di un imprenditore che si trova a dover scegliere da due offerte e tra quelle due offerte poi si comincia a interrogare: ma com'è che quello mi offre un prezzo che sul mercato di Genova non esiste? Evidentemente ha qualcosa che gli consente di fare. Ecco, io credo che le istituzioni dovrebbero aiutarci a togliere dal mercato forze di questo tipo. Però non tutti sono d'accordo su questo. Abbiamo fatto i casi della Germania, dell'Inghilterra. La mafia, se non fa violenza, viene considerata favorevolmente perché porta investimenti. Quando si comincia a riflettere, quando quegli investimenti provocano violenza, provocano morti. Ecco, ci sono alcune nazioni che non gliene frega niente da dove vengono i denari, addirittura anche la Chiesa per un periodo, lo IOR, non gliene importava niente da dove arrivavano i denari, ma la Chiesa almeno può dire vengono anche dal diavolo purché siano trasformati in bene, avevano almeno una motivazione, come dire, di filosofia morale di questo tipo, ma noi non ce lo possiamo consentire. Io credo che bisogna discutere di economia quando si parla di mafia. Qual è lo stato dell'economia? Quando gli americani si trovarono a che fare con la mafia, che cosa dissero? Ma in fondo sono questi siciliani con gli occhi neri e il colore della pelle olivastro, quindi sono loro.
Ma i mafiosi siciliani, quando entrarono in America, prima cominciarono con la comunità italiana, la comunità siciliana, e poi diventarono imprenditori. Era l'idea del guadagno, era l'idea dell'America, era l'idea della frontiera, che ognuno si può arricchire, che consentiva ad un americano medio di poter avere a che fare da Al Capone fino a Don Vito Corleone senza problemi. Quando le mafie arrivano in altre comunità e non prendono forza perché c'è una mentalità simile, questo non c'è. Cioè, le regioni del nord, la Liguria, sono ricche di battaglie civili, sono ricche di partecipazione. Il problema non sta nella società ligure, non sta nella società lombarda, come io mi permetto di dire, non stava neanche nella società meridionale, sta nell'economia, sulle ragioni di quell'economia che consente di fare delle cose che altri non farebbero. Quindi una riflessione sullo stato dell'economia italiana nel mondo andrebbe fatta. Per esempio, i paradisi fiscali li possiamo considerare, cioè se le mafie, come dicono gli analisti americani, hanno il potere di questo tipo in alcuni paesi latinoamericani e in alcuni paesi del sud-est asiatico, se gli stati bloccassero il traffico delle droghe, crollerebbero quelle economie e crollerebbero con conseguenze sul debito pubblico e sul pagamento del debito pubblico molto forti. Com'è che l'umanità si deve preoccupare che, perseguendo le mafie, possono creare dei problemi economici ad alcune realtà? Come siamo arrivati a tutto ciò? In fondo, se fanno attività illegali, quei soldi che accumulano con quelle attività illegali non possono metterli sulle banche a loro nome. Se esistono dei regimi fiscali, abbiamo favorito assolutamente le mafie. Allora qualcuno crede, con questo marchingegno, di portare soldi all'estero e non paga tasse in Italia, ma questo meccanismo che la Svizzera, il Lussemburgo ed altri hanno consentito per anni, ha permesso un radicamento economico delle mafie che non esisteva lontanamente nel passato. Cioè, quella di oggi non è un'evoluzione necessaria delle mafie, non per forza dovevano diventare quello che sono, non so se mi spiego, non è così. E allora forse è il caso di interrogarci su alcune modalità di funzionamento dell'economia molto più di prima. Se le mafie sono un fattore economico importante, se il consenso di oggi non lo ricevono da una comunanza di mentalità ma da una comunanza di interessi, forse è il momento che tutta l'Italia rifletta. Se per anni abbiamo pensato che il problema era dei meridionali, abbiamo sbagliato, perché con la forza economica che hanno sono in grado di infiltrarsi e di scalare qualsiasi economia. Ma non è per la loro forza, è per la debolezza di chi deve reagire. Ecco, questo è la... C'era la signora. Si ricollega al discorso che ha fatto il signore lì adesso. C'è un altro dettaglio. Noi parliamo dei paradisi fiscali, ma c'è anche un altro fenomeno, la vala. Ed è il sistema di prestito islamico che è stato per molto tempo alla base di quello che noi abbiamo conosciuto come Al-Qaeda e poi anche dei vari movimenti come Al-Qaeda del Maghreb islamico e l'attuale anche ISIS, o Stato islamico ormai. Tra l'altro c'è anche questa cosa. Ultimamente la rotta della cocaina è passata più che dall'Europa, dall'Africa, attraverso la Nigeria, passando per lo Stato islamico del Maghreb adesso, che si chiama adesso. Quindi siamo alla possibilità tremenda che per convenienza alcuni esponenti del crimine organizzato abbiano delle sinergie con alcuni movimenti che hanno tutt'altro, cioè diciamo possono avere delle convenienze temporanee, dei patti temporanei, dopodiché nemici qui di prima, per sostenersi reciprocamente. Assolutamente sì. Facciamo prima...
Cioè nel mondo, per esempio, il traffico di droga è controllato non solo da attività criminali, ma anche da attività cosiddette rivoluzionarie. Pensiamo al ruolo che le FARC hanno avuto in Colombia. Quando un movimento ideologico decide che i suoi fini sono così importanti da giustificare qualsiasi mezzo, usano anche il traffico della droga per finanziarsi. E l'Andrangheta ha avuto rapporti con le FARC tranquillamente, e le FARC hanno avuto tranquillamente rapporti con gli 'ndranghetisti e i camorristi, non gliene importa niente. E poi controllano fette di territorio. Quindi il sistema che lei immagina corrisponde, cioè nel senso, io ho una fetta di territorio che controllo militarmente, faccio tutte le attività illegali per finanziarmi, compreso il traffico di droga. E poiché loro geograficamente sono collocati laddove intrecciano e incontrano i grandi traffici della droga che viene dal sud-est asiatico, uno scenario di questo tipo non è uno scenario da non prendere in considerazione. Il governo colombiano sta scoperchiando il riciclo degli operatori della Stasi, che tramite l'Andrangheta, il potenziamento dell'Andrangheta, secondo le notizie che stanno uscendo fuori adesso, perché ci cominciano a filtrare adesso, è che il potenziamento dell'Andrangheta è stato legato all'aiutare questi poveracci della Stasi che stavano cercando di riciclarsi. E questa Stasi ha compensato creando i rapporti con la FARC, creando tutto il problema insurrezionale che il governo colombiano sta eliminando dolorosamente, pesantemente, ma con una grande ricaduta anche morale che dobbiamo ancora rivalutare tutti. Buonasera. Io mi facevo la domanda... collegamento rispetto al discorso che si faceva sulla scelta che deve fare l'imprenditore di fronte a delle offerte al ribasso, e la stessa cosa per quanto riguarda gli appalti pubblici, no? Che la mafia, oltre alle tangenti e alle varie infiltrazioni, comunque offre prezzi sempre al ribasso di fronte ad altri imprenditori e quindi entra. Ma questo processo è esattamente quello che sta succedendo ormai da anni rispetto ad altri mercati, no? Cioè la Cina o anche i paesi dell'est, che offrono merci e servizi a prezzi molto più bassi, perché non saranno di criminalità organizzata, ma le tutele sociali che ci sono in quei paesi sono inferiori, come le tutele che la mafia o comunque la criminalità dà ai lavoratori che operano presso di loro. Quindi, cioè, è un processo che è difficile da distinguere, perché il ristorante, ma anche l'abbigliamento, cioè, come diceva la signora, cioè, vengono prodotti con sistemi che sono molto in paesi che sono diversi dal nostro. Quindi non c'è una differenza poi alla fine, no? Perché quello che succede è che alle spalle di questi prezzi al ribasso c'è un lavoro meno tutelato, una società meno tutelata. E si ritorna al discorso che faceva anche prima l'altra persona diciamo il valore della persona rispetto al denaro, rispetto al mercato. Come diceva ancora il primo giorno Landini, cioè si dovrebbe ritornare al valore della persona e del lavoro, non del mercato, ma questo pare, dopo tutte le cose che sono state dette, che non sia possibile fare un ritorno a questo. Sì, sì, grazie. Beh, sì, sicuramente, lo sappiamo tutti, c'è un tema generale, e il tema generale è che le condizioni per la criminalità sono certamente favorite dalla deprivazione dei diritti, dal lavoro nero. Le mafie hanno sempre dato lavoro agli amici e agli amici degli amici, ma senza rispetto alle regole. Quindi certamente c'è un punto di caduta comune
della società una crisi che riguarda i valori in cui crediamo, che sono quelli dei diritti delle persone, che sono ugualmente calpestati e diventano anche questi fattori di distorsione della concorrenza, come giustamente dice lei. C'era una signora, prego. Io volevo porre l'attenzione su un punto che è collaterale sia alla questione dell'economia, ma che non è stato toccato, ed è quello della politica. Perché dico questo? Nei territori del meridione, dell'economia, delle mafie SPA non rimane nulla. Questa è una cosa che deve essere detta, perché spesso sembra quasi che le famiglie mafiose e paramafiose non hanno l'interesse a far sì che il proprio territorio, da un punto di vista, diciamo, di ricchezza, cresca. E bisogna fare anche un distinguo tra le varie mafie, anche perché fare un discorso generalizzato diventa anche complesso, perché già l'Andrangheta, rispetto alla mafia siciliana, a Cosa Nostra di Palermo, già è diverso. La Cosa Nostra di Palermo ha l'interesse a far crescere Palermo inconsciamente. Da noi in Calabria il dramma è che fondamentalmente che cosa rimane? Rimane uno Stato che non c'è, rimane una cultura che è un'assenza di cultura, un'assenza di Stato, un'assenza anche di famiglia in cui è possibile il radicamento di questa, che non è solo economia, perché da noi il problema non è economico, il problema a Sud è più grave. Il problema al Sud è che sostanzialmente dove mancano diritti, dove manca il welfare, dove manca la possibilità per i giovani di essere fino in fondo se stessi, manca il resto. Che cosa succede? Che accade che gli stessi imprenditori si trovano innanzi delle situazioni in cui o dicono di sì o dicono di no. Una scelta non è mai una scelta economica, è una scelta di vita o di morte. E queste cose è bene che si sappiano, perché spesso ci si dimentica che anche dire di no al pizzo, al comprare una mozzarella o un pomodoro che fondamentalmente costa di meno, però biologicamente non va bene, è una scelta non di prodotto, di cosa vendi, ma è una scelta di mandare avanti una famiglia e di fare sì che ancora quella famiglia rimanga. È una scelta che fa sì che tu, quando ti guardi allo specchio, devi essere contento di te stesso, oppure ti puoi sputare in faccia, perché altrimenti hai detto di sì a un sistema che fa schifo. Quindi quello che è il problema non è economico, il problema è politico, perché quando un Nicola Gratteri propone delle semplici riforme che possono uccidere in modo senza spendere soldi al sistema politico, non serve. Il mio non era un appello accorato, ringrazio entrambe le relazioni che sono pur diverse, sia la giovanissima studiosa sia il professore. Il mio è un'esperienza di vita che sinceramente forse in questa Genova, in questo nord in cui c'è la mafia, è vero, ma della mafia vera sinceramente non c'è nulla, perché la mafia vera non è il problema economico. E un'altra cosa è quando tu hai diritto ad una cosa e in realtà presumi di avere semplicemente un favore. Quello è il problema. Grazie, grazie per questo intervento. Noi chiaramente non possiamo affrontare un problema che è molto complicato, quello del rapporto delle mafie con la politica, con il potere. E comunque la signora ha plasticamente disegnato la differenza fra i territori dove le mafie sono radicati, penetrando dentro la società, quindi diventando un ingranaggio necessario della sopravvivenza, e quello invece, come per fortuna la Liguria e molti altri, in cui invece l'organizzazione mafiosa si estende come un'azienda che va cercando filiali per investire i proventi e i profitti dell'attività criminale. Però a questo dovremmo dedicare l'intero convegno. Noi vi ringraziamo e ringraziamo Genova per questa partecipazione, e chiudiamo così il Festival di Limes. Grazie, buona serata.